Ancora ben trovati con il TG Live, i lavoratori della società Gen e della cooperativa sociale L1 che gestiscono il centro riabilitativo e le strutture psichiatriche di Sassari hanno manifestato questo pomeriggio davanti all'assessorato regionale della sanità a Cagliari per difendere il loro posto di lavoro. Un sit-in organizzato in concomitanza con l'incontro convocato dall'assessore Carlo Doria con i sindacati CGL, CISL e UIL per discutere del futuro dell'assistenza riabilitativa e psichiatrica del Nord Sardegna. L'abbiamo parlato nel corso delle scorse edizioni del nostro telegiornale. A rischio ci sono 40 posti di lavoro della L1 e circa 90 dell'opera Gesù Nazareno. Per la L1 l'assessorato regionale e Ares hanno disposto la chiusura dal 30 giugno della struttura di assistenza Le Ginestre con 20 posti letto, chiusura che arriva dopo quella della comunità I Mandorli con 16 posti letto. Per la Gena invece a mettere a rischio i posti di lavoro sarebbero le tariffe inadeguate determinate dalla regione che non consentirebbero il mantenimento di tutto il personale. Le segreterie confederali e territoriali chiedono all'assessore e a Ares di rispettare i patti e fare un passo indietro, attuando soluzioni che salvaguardino i servizi di assistenza e i posti di lavoro. Ora passiamo alla cronaca. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti poco dopo mezzanotte per un incendio di un'autovettura in via Quasimodo nel quartiere Olbia Mare. L'utilitaria in sosta, nonostante l'arrivo tempestivo della squadra, è andata completamente distrutta. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto ha operato anche la Polizia di Stato di Olbia. Nascondeva all'interno della ruota di scorta della sua auto oltre 1,3 kg di cocaina. Un sudamericano di 37 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti nello scalo di Porto Torres, dove era appena sbarcato dal traghetto arrivato da Genova. Fermato dagli agenti del commissariato di Alghero, l'uomo ha detto di essere arrivato in Italia per la prima volta e di aver noleggiato l'auto su cui viaggiava. Entrambe informazioni false. Il 37enne infatti era già stato a Porto Torres, dove nel 2022 era stato denunciato per furto. A seguito della perquisizione, grazie alla quale sono stati ritrovati 5 involucri contenenti la droga, l'uomo è stato condotto nel carcere di Bancali. Tutta da rifare la gara d'appalto per l'assegnazione dei servizi cimiteriali del comune di Alghero. Il TAR infatti ha accolto il ricorso presentato da una delle società che avevano partecipato al bando. Sentiamo. Il TAR della Sardegna ha annullato la gara d'appalto da 400.000 euro per l'assegnazione dei servizi cimiteriali del comune di Alghero. Il ricorso, accolto dai giudici del Tribunale Amministrativo, è stato presentato dalla società Eureka SRL, classificatasi ultima su 4 candidati nella gara d'appalto che il comune ha aggiudicato a febbraio alla cooperativa sociale Barbara B di Torino. La Eureka ha chiesto l'annullamento della procedura sostenendo l'incompatibilità del presidente e di un altro membro della commissione giudicatrice. Il primo era infatti lo stesso dirigente comunale che ha redatto gli atti della gara, Alessandro Alciator, responsabile del settore che ha predisposto l'appalto e che ha anche nominato nella commissione giudicatrice il funzionario a lui sottoposto, Roberto Obinu, anche lui contestato nel ricorso. A seguito dell'annullamento, il comune di Alghero potrà indire una nuova gara o riaprire il termine per la presentazione delle offerte, in entrambi i casi con nomina di una commissione diversa da quella precedente. Il comune catalano è stato inoltre condannato al rimborso delle spese processuali pari a 2.500 euro. Oggi al Palazzo Reggio di Cagliari si è tenuta la presentazione del nuovo logo del Cammino di Sant'Efisio. Il marchio, firmato dall'artista Mara Damiani, vuole dare un'immagine coordinata che valorizzi il cammino come attrattore culturale e turistico della città. Ce ne parla Mauro Loddo di UTG. Un nuovo logo per il Cammino di Sant'Efisio che mira a contraddistinguere in modo unico il futuro itinerario dedicato al martire guerriero della Sardegna. Il marchio, presentato oggi nel Palazzo Reggio a Cagliari, è firmato dall'artista e designer cagliaritana Mara Damiani. Il logo racchiude in sé molte delle simbologie del Cammino di Sant'Efisio, come il simulacro, che da oltre 350 anni percorre il tragitto tra la chiesa di Stampace a Cagliari, legata alla prigionia, e quella di Nora, legata al martirio, o ancora i gioielli preziosi, tra cui la corona formata da 8 elementi decorativi. Stiamo parlando di un qualcosa di sacro e di profondamente religioso, a cui sono dedite anche persone che
fondamentalmente non sono religiose, ma sono dedite a Sant'Efisio, quindi stiamo parlando di una simbologia, di un simulacro a cui tutta la città e tutta la città metropolitana è legata. Affinché il cammino di Sant'Efisio possa essere realizzato, si attende ancora il completamento dei lavori sulla strada statale 195 e la creazione dell'attraversamento della laguna di Santa Gilla. In attesa che siano portate a termine le infrastrutture, la città metropolitana si è adoperata per promuovere un marchio unico e registrato che possa identificare il cammino. C'è la necessità di dare un'identità visiva a una processione religiosa che ha un altissimo valore spirituale. Ovviamente se partendo dal percorso religioso si vuole avere anche una valorizzazione turistica, serve un qualcosa che la identifichi, e ringraziamo Mara Damiani perché ha fatto per conto della città metropolitana un lavoro straordinario. Anche Sassari aderisce a Monumenti Aperti, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'isola. Il 6 e il 7 maggio saranno visitabili 39 siti raccontati da giovani ciceroni, gli studenti di scuole e università. La 17ª edizione sassarese è stata presentata stamattina a Palazzo Ducale. Con 39 siti culturali aperti alle visite di cittadini e turisti, Sassari prenderà parte sabato 6 e domenica 7 maggio alla 27ª edizione di Monumenti Aperti. Nell'isola sono coinvolte 60 amministrazioni che puntano a far scoprire o riscoprire il patrimonio dell'intero territorio attraverso 750 bellezze culturali, di fronte alle quali non ci si può che meravigliare. Pratiche di meraviglia, infatti, il titolo della manifestazione a cui il comune di Sassari partecipa per il 17° anno, con 4 percorsi che suggeriranno ai visitatori i luoghi e i monumenti più rappresentativi della città, dal cuore del centro storico alla periferia e all'agro. Il racconto dei monumenti, come sempre, è affidato alla popolazione studentesca, dalle scuole primarie all'università. L'aspetto importante di Monumenti Aperti è questa sinergia che si viene a creare tra i giovani e le istituzioni. Si rileva veramente questa riscoperta del senso di appartenenza alla propria cultura, al proprio patrimonio. I giovani si impegnano tanto per restituire a tutti i visitatori quello che è il patrimonio storico della città. Fra le novità di questa edizione, la riapertura del Palazzo della Provincia, la cripta della Chiesa di Sant'Agostino, il Viale della Rimembranza. La manifestazione è coordinata dall'Associazione Imago Mundi. In occasione del 10° anniversario della manifestazione, a Cagliari una bambina di 10 anni, era in quinta elementare, intervistata da Filippo D'Averio, che era in visita in città proprio per Monumenti Aperti in quell'occasione, che le chiese: ma per quale motivo ti piace particolarmente partecipare ai Monumenti Aperti? E lei aveva detto una frase che ancora ricordo distintamente, cioè: perché è l'unico momento in cui i bambini insegnano ai grandi. Era l'ultima notizia di questa edizione del TG Live, vi invitiamo a seguire le prossime sempre qui sul canale 88. Grazie per essere stati con noi, da tutta la redazione del TG Live, l'augurio di un buon proseguimento di serata.